penso che dopo aver percorso la strada giudiziaria del Tribunale amministrativo, la strada politica nazionale, parlando con il centro-sinistra e il centro-destra, il governo, dopo aver percorso tutto quello che potevo percorrere, ho capito che nel rispetto della legge io non ero più nelle condizioni di dire ai cittadini lavoro per bloccare la base, non lo posso fare. E allora io penso che un amministratore in questi momenti debba dire la verità. E ho voluto andarla a dire soprattutto a quei concittadini che in tutti questi anni, coraggiosamente, con grande forza d'animo, hanno tenuto alta la faccia della dignità della città. E io devo molto a loro e non potevo non dire loro questa amara verità guardandoli fisso negli occhi, ed è questo che ho fatto, anche se mi è molto costato anche dal punto di vista emotivo e di dolore, perché io quella base in quel posto l'ho sempre vista come una violenza alla città. Adesso si apre il capitolo delle compensazioni, se è possibile. Qual è la situazione che ha trovato e come pensa di procedere? Impegni precisi non ne ho trovati nessuno. Intendo preparare una proposta da portare al tavolo del governo, intendo condividerla il più possibile con la città, con il mondo economico, sociale, con i movimenti, e andrò a verificare se lo Stato intende prendere in giro la città o intende invece dare una risposta concreta.